La classifica è una buona classifica, però non dobbiamo guardarla ancora, dobbiamo cercare di andare partite dopo partite e cercare di vincere il più possibile. Eh no, perché è un campionato duro, ci sono squadre, siamo molte, molto attaccate, quindi è meglio pensare, come ho detto, a partite. Sì. Pensare partite dopo partite. Quindi tutte le possibilità sono lente. Certo. Siamo tutte là, quindi in questo campionato può succedere di tutto. Ma tu credi nella spalla? Io credo nel VAR. Fino a che punto? Vedremo fine stagione. Sì, la mia speranza è come quella di tutta la squadra, tutto lo staff di andare verso il nostro obiettivo che è, come sapete tutti, di andare in Serie A. Quindi ha messo in giudizio il tuo ginocchio? Cioè? Ti senti bene No, adesso? io mi sento bene, sì. Perché sabato correvi su e giù, no? E certo, da un po' che non giocavo, quindi come tutti, quando entriamo in campo cerchiamo di dare il massimo, di dare tutto per la squadra. Quanta rabbia hai accumulato a non giocare? Sì, ma fa parte del calcio, questo fa parte di una carriera di un calciatore, di giocare e non giocare. Non possiamo fare 10 anni di carriera, 15 anni con giocare 90 minuti tutte le partite del campionato, quindi fa parte del calcio. Matteo, il valore aggiunto di questa squadra in questo momento sembra essere una rosa molto ampia, perché Corantino ha sottolineato, sono felice del fatto che Chiesa è chiamato in causa, si è fatto trovare pronto, nello specifico determinante anche nell'ottica della vittoria del sabato, no? Con l'Atalanta anche la sua prova, visto il passaggio importante per Brienz, poi sul cross e il tiro di Zorro, come la vedi? Sì, ma questo l'ha chiesto anche il mister, di essere tutti pronto, che possiamo giocare tutti, quindi noi, quelli che ultimamente abbiamo giocato un po' meno, lavoriamo come tutti gli altri in allenamento, diamo tutto e teniamoci pronto per tutte le partite. Senti, rosa ampia, ma scelte sempre importanti sono, no? Cioè uno come Brienza, per esempio, mica si può rinunciare. Sì, questo decide il mister. Poi è chiaro che con un giocatore come lui, che ha qualità come lui, ci può aiutare tanto. No, ma questa l'abbiamo preparata per questa partita contro il Frosinone, che sapevamo che avevamo inferiorità a centrocampo, quindi eravamo preparati a soffrire anche lì, quindi come ho detto l'abbiamo preparata in settimana e è andata bene. Difesa 3, ma poi si è difesi 5 per tutto il secondo tempo, quindi non è che Ci siamo difesi e abbiamo anche attaccato, quindi difesi bene anche, perché poi sì, in siamo stati realtà bravi. non, il Frosinone non ha mai fatto un tiro in porta. Perciò siamo stati bravi. Prossimo obiettivo è tornare al ruolo, che si era preso questo vizietto nell'ultima partita del 2016. Sì, ma io ogni partita che gioco ci provo, quindi spero di tornare al gol al più presto, ma il primo obiettivo è la squadra, il gruppo, e se vinciamo le partite che non faccio gol non è un problema. Forse non è, hai tentato di Sì, farlo, ma ci provo sempre io. Ci sei provo rimasto sempre. scontento, però non era il tiro che volevi fare. No, ma io, come ho detto, ci provo sempre. Poi una entra, una non entra. È così il calcio. Quindi abbiamo vinto, questo è il più importante. Sembra apparentemente alla portata, può essere un filotto che può, diciamo, dargli la spinta verso il secondo.
Sì, però in Serie B non si sa mai, che giochi contro la prima o l'ultima, sono partite toste, dure e non è mai scontato, quindi la prepariamo come l'abbiamo preparata contro il Frosinone o contro il Verona, uguale. Di sicuro però la vittoria con i Ciociari ha tantissimo da un punto di vista morale, era quello che ci voleva dopo la sconfitta di Chiavi. Sì, questo è chiaro che ci dà una motivazione in più, però come ho detto la prepariamo come se fosse la partita della vita. Senti, ma devi aspettare tanti sconvolgimenti nell'alta classifica. In che senso? Questo via vai di capoliste, una sale, l'altra scende. Perché ho detto, la Serie B è un campionato molto duro, molto, molto tosto, quindi siamo tutti là attaccati e Ma cerchiamo quest'anno tutti. vedi un equilibrio maggiore rispetto agli altri anni, no? Penso di sì, penso di sì. Matteo, credo io che l'interpretazione della prossima partita dirà che squadra il Bari, perché con la professione è stata interpretata bene, però il Trapani è tutt'altra squadra, cioè il Bari lì poteva permettersi di attendere la prima classifica, la prima classifica l'altro giorno. Adesso dovrà dare una prova di maturità, dovrà andare in un campo difficilissimo perché succederà e sta succedendo qualsiasi cosa a Trapani in settimana, a far capire che si punta alla Serie A, quindi è una squadra che va lì a fare la partita e imporre il proprio ritmo, no? Questo decide il mister, noi facciamo quello che dice lui, poi in allenamento la prepareremo come vuole lui, quindi lo ascoltiamo e facciamo quello che chiede lui. Dovrà giocare sul sintetico, perché in campo era dato Sì, qualche problema. no, Ma abbiamo è ancora una qualche partita partita sul contro sintetico, il quindi le Frosinone, prepariamo e non una partita pensiamo al campo, a tutte queste stronzate qua. squadra è comunque il Trapani? Non inganni ovviamente il capo contro la Ternana. Sì, però è una buona squadra, c'hanno giocatori bravi, quindi dobbiamo stare molto attenti a loro. Ma noi la prepariamo, come ho detto, come se fosse la partita della vita. Ma noi studiamo l'avversario in settimana, vediamo il video, vediamo cose che fanno loro, che sanno fare bene o male, quindi sfruttiamo tutto quello che vediamo sul video, le partite che hanno fatto, che hanno giocato in casa, fuori casa, studiamo tutto. Cioè, vuol dire che comunque il Bari è cresciuto anche sul piano proprio della maturità, perché io ricordo all'inizio l'allenatore diceva, beh, aspettiamo adesso a parlare di altri moduli, cerchiamo di farne uno e farlo bene. Adesso è cambiato moltissimo perché siete capaci anche di adattare ad altri Certo. vestiti durante altre partite in corso. Sì, anche in corso ogni tanto abbiamo cambiato anche il modulo, quindi siamo pronti a tutto con Mister. Centrocampo a 3 o centrocampo a 4? Cosa è meglio, visto che spesso avete anche un modo di variare? Uguale per tutti. Che Perché? giochiamo a 2, a 3 o a 4 o a 5 a centrocampo, uguale. Cioè, magari l'impressione che si riesce a rientrare e difendere meglio, oppure anche qui non trovi grosse novità? No, ma dipende, se giochi a due è chiaro che non ti puoi buttare se giochi mezzala, quindi è un altro sistema che ti devi adattare, devi fare quello che chiede il mister. Invece c'è stato Sala, sta anche a partire di scacco un po' del ritorno, più che altro per darmela, si era parlato molto dei due svizzeri esclusi, che mi sa anche per lui. Sì, ma pure lui è pronto, lui è un giocatore che ha fatto delle buone squadre, che è un professionista, quindi si è trovato pronto e l'ha dimostrato. Ti faccio una domanda su un futuro un po' più lontano invece, tu sei qua in prestito con diritto di riscatto, ti piacerebbe diciamo proseguire Certo, la tua carriera? sì. Forse per te sottoscriveresti. Ah, io sono, sì, firmerò anche oggi. Mi trovo bene qua. Matteo, guardando invece quello che succederà oggi, Verona-Ascoli, confidi magari un passo falso per la squadra veneta oppure non mi interessa. No, quello vedremo stasera. Come ho detto, può succedere di tutto in questo campionato, quindi niente è scontato. Pensato in questi mesi a dove sarebbe il Bari se ci fosse qualcuno dall'inizio.
No, ma queste sono cose che non ci riguardano, non lo pensiamo neanche perché abbiamo iniziato con un allenatore, adesso un altro, quindi oggi come oggi è così, guardiamo nel futuro, non nel passato. Senti, Bari, in casa vuole in trasferta invece un po' alternato, sempre accelerare in trasferta, questo non bisogno. Ma noi non è che andiamo in trasferta per perdere o pareggiare, andiamo là a provare di vincere, quindi oggi come oggi è così, ne abbiamo vinte due, cercheremo di vincerne di più. No, di più. Fidatevi. L'hashtag riempiamo lo stadio del mister dopo la partita, poi il sabato con il Frosinone, immagino che sia un hashtag un po' di tutta la squadra, no? Sì, sì. Sì. Sarebbe bello, sì. Sarebbe bello. Che temete del Trapani? Dai, chiudiamo. Non ho capito. Che Trapani che temete? Niente. Meglio non fidarsi delle ultime. L'ho detto, sì. Sono ancora le partite più importanti. Nemmeno Colonnato, un bel gol con la testa. Sì, sì, no, noi teniamo niente. La volevamo vincere. Ok? Grazie a tutti. Ciao, grazie.